Procuratore, allora tutti la mafia faceva affari anche con i fondi europei. E infatti questa è un'operazione di grande importanza. Ross e Guardia di Finanza con la direzione distrettuale di Messina sono riusciti a sgominare queste organizzazioni, questi clan che operavano nel sistema criminale delle frodi comunitarie, frodi nazionali, frodi regionali. Tendevano ad accaparrarsi i terreni e quindi ad utilizzare questo nuovo strumento di arricchimento. A fianco ai reati di gestione, il traffico di stupefacenti e ai reati tradizionali finalizzati soprattutto all'accaparramento dei terreni, si muovevano nell'ambito delle frodi comunitarie. L'organizzazione mafiosa pianificava le azioni e quindi la spartizione virtuale dei terreni in modo poi da distribuire anche i proventi delle stesse frodi comunitarie. Chi doveva controllare non controllava. Certamente chi doveva controllare non controllava, chi doveva sostenere la formazione del fascicolo aziendale era Correo, perché unitamente alle mafie, ai clan che operavano e si arricchivano, aiutava appunto a conseguire i contributi comunitari, come dicevo, nazionali e regionali. Un salto di qualità, procuratore, della mafia. Un salto di qualità che si nota qui, sui Nebrodi, con questa mafia, quella di Tortorici, e che si nota però sul territorio nazionale. Diciamo peraltro che questa mafia aveva anche contatti con Cosa Nostra e con la mafia catanese, quindi diciamo che la loro proiezione, la loro organizzazione aveva una proiezione anche in altri territori. Dalle carte emerge quasi un'estrema semplicità nell'attuare questa mega truffa, 10 milioni di euro. Che cosa si dovrebbe fare perché questi fatti non si ripetano? Innanzitutto probabilmente assegnare a un organismo pubblico, un organismo amministrativo, la formazione del fascicolo. Il centro di assistenza agricolo è un centro privato che viene delegato dall'AGEA per gli accertamenti e per gli approfondimenti. Nessun accertamento veniva fatto, anzi terreni che non appartenevano a determinati soggetti, intestatari fittizi, in realtà finivano per risultare come appartenenti, e questo era lo strumento attraverso il quale poi frodare i contributi. Procuratore, il sindaco di Tortorici, qual è la posizione del sindaco di Tortorici? Ci vediamo però dopo, perché altrimenti non facciamo più la conferenza stampa, grazie.